Ciao a tutti, sono Laura e per chi ancora non mi conosce o da poco mi sta seguendo, sono Amica Chef. Sono una cuoca di professione e ho il piacere però di sperimentare tantissime cose, soprattutto di cibo naturale. Non sono assolutamente contraria a determinati tipi di alimenti, ma preferisco avere una dieta particolarmente variata. Con più che l'esclusione, la limitazione molto importante di alcuni alimenti, in particolare prodotti vaccini, che proprio utilizzo raramente una o due volte al mese, e in particolare carne rossa che ne mangio pochissima. Il pesce fa parte della mia alimentazione, ma solamente raro. Perché probabilmente più per una questione di tradizione nascita, nel senso io sono nata tra polenta e stufati e per me il pesce era principalmente tonno in scatola, qualche sogliola e qualche trota. Per il resto non ne ho conosciuto molto, qualche acciuga, sì, questo sì. Tant'è che bagna cauda o comunque ricette tipiche di anche piemontesi prevedono l'uso delle acciughe al bagnetto e così via. Però principalmente prodotti di terra, non di mare. Negli ultimi anni non sto seguendo un regime particolare, consumo preferibilmente cibi particolarmente integrali, integri anche nella loro parte, quindi non solamente integrali inteso come cereali, ma anche come frutta e verdura, il più possibile locale, anche se non disdegno qualche volta prodotti che non sono tipicamente nati qua in Italia, ma che un po' con la ricerca è possibile anche trovare in Italia, esempio l'avocado. Cosa posso dire? Mi piace fare shopping, ma non nel classico modo in cui le donne fanno shopping. Mi piace andare al supermercato e vedere nel reparto, soprattutto al mercato, e vedere nel reparto colori, profumi, consistenze. Non vedo quasi mai un cibo nella sua complessità di cosa posso fare che, ma nella sua semplicità. Quindi anche una bella carota biologica per me è sempre una cosa ottimale. Tant'è che stamattina qualcuno appunto mi fa l'osservazione, ma il biologico costa tanto, non siamo sempre sicuri. Allora, di sicuro non c'è niente nella vita. Questa mattina ho acquistato delle carote in un supermercato. Non erano belle. Ve le mostro, erano leggermente, vedete, già tendenti alla fioritura, a creare le radichette. Erano prodotti, cioè sono prodotti biologici. Costano normalmente un po' di più, ma in questo caso ho acquistato due vaschette al 50%, quindi come se ne avessi comprata una sola, e ho comprato un chilo al prezzo praticamente di cipolle di mezzo chilo. Ho detto giusto? Ho comprato due confezioni al prezzo di una confezione. Sì, ho detto giusto. Però uno dice sì, vabbè, sono tante. È vero, sono tante. Tante relativamente, dipende quanto uno mangia le verdure durante la giornata e durante i suoi pasti. Considerate che la porzione media dovrebbe essere 150-250 grammi, di verdura a pasto, e se volessimo inserire anche un pochino di verdura nella colazione, non dura tantissimo questa verdura. Inoltre, la carota la si può cucinare in tanti modi differenti, quindi io adesso cosa ho fatto? Andrò avanti a farne ancora. Ho iniziato a pelare, sono già andata avanti oltre una vaschetta di carote e appunto ne terrò alcune da sgranocchiare crude.
Alcune le taglio a listarelle e le uso magari insieme all'hummus, piuttosto che ho provato e assaggiato una, aspettate che mi viene in mente, una crema di semi di girasole e aglio, spettacolare. Consistenza tipo hummus, quindi molto morbida, sono in realtà semi di girasole frullati con un pizzico di sale e l'aggiunta di aglio e frullato tutto insieme. Si può aggiungere anche magari a una maionese vegana, si può consumare con una maionese vegana, l'ho realizzata proprio pochi giorni fa, anzi saranno già passati anche 3-4 giorni, ma si conserva benissimo in frigorifero, non ci sono uova, ho usato latte di soia non zuccherato e olio di semi, un pizzico di succo di limone, sale e della senape. Non a tutti piace, si può anche omettere, a me piaceva. Possiamo metterci magari anche un po' di prezzemolo dentro, un po' di erba cipollina, diventa veramente saporitissima. E perché no, un po' di cipollotto. Capperi, cetrioli, guardate, anzi, inizio adesso, ma questo video proseguirà, perché proprio partendo dalle verdure, proprio partendo dalle salse di condimento, volevo dare delle proposte proprio di insalate anche nel periodo invernale. Siamo soliti pensare all'insalata come qualcosa di estivo, nel periodo caldo, per appunto rinfrescarci anche. E la cosa non è sbagliata perché la verdura è ricca anche di acqua e quindi ci dà la possibilità di reidratarci. Però la verdura contiene veramente tante altre cose, contiene sali minerali, contiene vitamine, contiene principi attivi, contiene beta-carotene, contiene acqua, come abbiamo detto prima, fibre che sono importantissime. Elementi che se però noi andiamo a cuocere troppo, magari con cotture prolungate, o che utilizziamo quando ormai non sono più freschi, quindi non in questo caso che la carota presenta queste tendenze a mettere la radichetta, perché vorrebbe dire praticamente che se io questa la metto in terra, prossima stagione ho le carote. Il problema è quando prendo la mia carota e faccio così. Ecco, e non fa così, nel senso che non è croccante, è molle. Quando fa beh, beh. Allora, in quel caso lì la mia carota proprio è un po' passata, usiamo questo termine, forse nemmeno nel passato di verdura. Va bene non sprecare nulla, quindi mettiamola pure nel brodo del passato di verdura, però ormai, poverina, di proprietà buone ne ha poche. E quindi vediamo un po' in quale modo possiamo consumarle queste verdure, perché ricordate che la verdura è fondamentale consumarla anche cruda e preferibilmente, preventivamente, come antipasto. Quindi non come contorno, come siamo abituati di solito. Il contorno lo possiamo fare anche con una verdura cotta, soprattutto la sera, che magari ci dà una possibilità di digerirla in maniera più leggera. Ma la verdura cruda è fondamentale mandarla giù prima. Perché? Perché sono sostanze che devono essere digerite più velocemente. Se noi facciamo una cena a base di proteine, magari proteine animali, carboidrati, ma soprattutto proteine che rallentano la fase di digestione. E dopo questa proteina, o insieme a questa proteina, mangiamo la verdura cruda soprattutto, il nostro stomaco va un po' in palla perché fa passare le proteine che consumano, più tempo a essere digerite e le nostre verdure rimangono un po' lì in attesa e funziona poi, o meglio, parte quella cosa che molti, odiano, che è la percezione di gonfiore, di fermentazione dello stomaco, che è quella che poi uno vuole evitare, quindi dice no, ma io la verdura non la mangio, come un pochino i legumi con la loro buccia, perché poi fermentano e quindi mi danno fastidio. No, il cibo è una cosa che deve essere nutrimento, oltre che piacere, per carità.
ma deve essere mangiato nel modo giusto. Le combinazioni o il modo di preparare queste cose è fondamentale. Torno veramente a precisare che se la mia verdura è biologica, non devo grattarla via e eventualmente fare quello che sto facendo io adesso, pelandola. Perché posso anche semplicemente spazzolarla con una spazzolina sotto l'acqua, anche quella per le unghie. Perché io oggi sto facendo questo passaggio? Perché in realtà vedete appunto che non sono più preferibilmente fresche, quindi allora preferisco farlo. Ma tutto ciò che io vado a eliminare, quindi anche questo, è fibra che io vado a perdere. Come sempre dico, io la metto nel mio compost, così vado avanti a creare un pochino nutrimento per la mia terra invece che per me stessa. Però dobbiamo imparare a consumarla. Quindi vedremo come fare dei bastoncini semplici con le carote, quindi andrò proprio a pelare le carote, andrò a tagliarle. Attenzione a una cosa, facciamo sempre il primo taglio in modo che la mia carota possa stare ferma, poi l'appoggio e da qui vado a fare dei bastoncini. Questi qua vanno benissimo come snack, possiamo metterli anche in borsa e tenerli tranquillamente. Se invece avete la possibilità di tenerli al fresco, li mettete in un barattolino di vetro con un pochino d'acqua e si conservano tranquillamente anche 3, 4, 5 giorni in frigorifero, croccanti ancora. Quell'acqua che però abbiamo messo dentro, in parte assorbirà un pochino le vitamine e i sali minerali, quindi non buttiamola via, magari non propriamente da frigorifero, ma possiamo berla perché è comunque un'acqua vitaminizzata. A volte si sente anche dire questa cosa, anzi, andiamo a comprare le acque al supermercato, a volte vitaminizzate, quando poi possiamo vitaminizzarle noi. Quindi procedo, faccio appunto dei taglietti, dei bastoncini, li posso portare veramente comodamente a lavoro, li posso mettere in borsa proprio per quando ho un attacco di fame. E questi mi riempiono, no, non voglio dire mi riempiono perché io che so cosa vuol dire avere a volte il buco alla pancia e avere fame, mi riempiono, no, mi calmano quello che è il senso di fame, perché la fibra appunto e questi, chiamiamole anche zuccheri dolci, perché anche la carota è ricca di carboidrati, noi intendiamo carboidrato sempre il cereale, in realtà il carboidrato è anche lo zucchero che c'è all'interno di legumi, piuttosto che amidi, piuttosto che in questo caso di alcuni ortaggi, ce ne sono alcuni che sono più ricchi, altri meno. La patata, ad esempio, è ricchissima di carboidrati. In questo caso la digestione inizia e mi quieta un attimino, ma soprattutto prepara il mio stomaco perché quando andrò a mangiare poi i carboidrati e le proteine, sarà già in parte attivata la digestione. Scusate, questo purtroppo è la mia sofferenza di reflusso gastrico che tra le varie cose mi fa scherzi. E quindi basta mangiare un morsicino di qualcosa e poi comincia blu 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 blu, vita difficile. Così, poi vedremo le insalate in seguito. Rondelline, perché possiamo farle anche stufate, stufate leggermente. Se qualcuno mi ha già seguito, vedrà che ho già consumato le carote, già fatto video con le carote in altre volte. Dice: ma questa mangia sempre solo carote? No, non le mangio neanche poi tantissime volte. Però le carote si prestano veramente a tante cose. Quindi oggi, nello specie, ho acquistato le carote, parto da lì. Ma a brevissimo, proprio breve, 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 breve. Domani, dopodomani, attenzione al nuovo video perché vi parlerò di insalate invernali. Vi aspetto al prossimo video, io vado avanti a lavorare, mi preparo bene e ci vediamo tra poco. Ciao ragazzi, proseguite una buona proseguimento di serata.